Stefano, ciao. Ciao. Senti, ma per uno spuntino di metà mattina sulla Stazione Spaziale Internazionale, quando c'è un po' di fame, che cosa mi hai preparato? Ho pensato anche a questo, ho pensato ad una barretta energetica. Quindi, eccola qua. E, è un prodotto abbastanza semplice da preparare. Cioè, preparare in casa? Preparare in casa. Ah, quindi quando torno, dopo che mi hai abituato, posso... Certo che sì. L'idea è stata proprio quella di creare una ricetta adatta anche agli strumenti che abbiamo a casa, quindi a casa possiamo facilmente riprodurla. E come ingredienti principali per questa preparazione ho utilizzato cereali soffiati o cereali in fiocco, sempre integrali, perché abbiamo capito che il cereale integrale riesce a darci più energia per più tempo, okay? E oltre ai cereali integrali, che in questo caso li elenchiamo, abbiamo orzo soffiato, miglio soffiato, abbiamo il riso integrale in fiocchi, il farro in fiocchi e l'avena, sempre in fiocchi. Un altro aspetto interessante di questa preparazione è il fatto che noi non aggiungeremo zucchero bianco raffinato in questa preparazione. Certo. Allora, andremo ad utilizzare i dolcificanti che esistono in natura, quindi più affini al nostro metabolismo. Certo. E in questo caso ho deciso di utilizzare una banana e una mela. Quindi per 200 grammi di cereali utilizzeremo una banana e una mela. Andiamo a tagliarla, andiamo a cuocerla in una padella, in una pentola, per pochissimo tempo, in modo da ammorbidirle semplicemente e riuscire ad unirle al nostro impasto finale. Questo è un ottimo metodo per riuscire a conferire dolcezza ai nostri dolci, non solo in questo caso in una barretta, ma anche in dolci da forno, ad esempio un muffin. Per evitare di utilizzare lo zucchero, potremmo schiacciare una banana, e ci aiuta anche come legante nell'impasto. Qui, come vedi, sto mantenendo la buccia, in quanto essendo un prodotto biologico possiamo utilizzare possiamo mantenere la buccia, certo. E, in quanto apporta anche una buona quantità di fibra. Okay. La banana e anche la mela devono essere abbastanza mature. Sono più mature dolci. Sono, certo. Più dolci sono. Eventualmente, se vediamo che non sono troppo mature, potremmo aggiungere del succo di mela limpido, che lo trovi, oppure del miele. Certo. Però se serve, insomma, se la frutta serve. È abbastanza dolce, può bastare. Esatto. Allora, prendiamo la nostra pentola. Aggiungiamo mezzo bicchiere d'acqua. E come ho detto prima, lasciamo ammorbidire. Vado. Okay. E quanto la lasciamo sul fuoco? 5-10 minuti. 5-10 minuti. In base alla maturazione del frutto possiamo variare dai 5-10 minuti. Va bene, si formerà una specie, un po' la consistenza del frutto. Sì. Andiamo avanti con gli ingredienti. Quindi abbiamo, ho pensato di aggiungere anche i sali minerali alla barretta, quindi semi oleosi, ricchi di calcio, di ferro, di magnesio. Io sai che li mangio proprio così come snack, quando ho bisogno di energia, perché comunque sono cose ipercaloriche ma assolutamente sane, quindi per me sono una buona fonte di energia. Certo, e qui vedete anche dei datteri e dell'uvetta, questa l'ho inserita come possibile dolcificante naturale. Oltre alla frutta, dicevamo che possiamo fare una crema ammorbidendo sia i datteri che l'uvetta, con un mortaio facciamo una crema e li aggiungiamo al nostro preparato. Ci aiuta anche questo come collante, in questo caso per la barretta energetica è ottimo. E ho scelto anche di inserire le bacche di goji, un potentissimo antiossidante, certo. E per darti un po' di serenità ho scelto il cioccolato. Possiede altissime quantità di triptofano, quindi un aminoacido essenziale che stimola
la produzione di serotonina, quindi di serenità. Di e buon umore. Esatto. Senti, ma che cioccolato vogliamo prendere? Beh, sempre e comunque cioccolato extrafondente, possibilmente dal 75% di contenuto di cacao in su, quindi poco zuccherato. Ok. Poi per riportarti un po' con il gusto a casa, ho scelto di utilizzare la cannella. So che nelle tue zone di origine la cannella si usa molto come spezia, quindi ho scelto di utilizzarla, anche perché è stato provato che ha delle grosse proprietà come prevenzione di malattie neurodegenerative tipo l'Alzheimer. Aggiungiamo quindi anche le latte di goji che abbiamo elencato prima, e a piacere possiamo aggiungere anche della granella di nocciole, della granella di noci, delle noci tritate o quello che più gradiamo. Ho lasciato per ultimo la spirulina perché effettivamente in questa preparazione è la marcia in più. Certo. Okay? Quindi tu conosci bene la spirulina e sai bene che ha grandissime proprietà, tra queste un altissimo contenuto di calcio, di sali minerali comunque in generale, calcio, potassio e magnesio, e è anche un importante alimento che riesce a regolare il metabolismo garantendo un equilibrio dell'equilibrio acido-basico all'interno del metabolismo. Poi credo sia anche un'ottima fonte di proteine, giusto? Certo che sì, potentissime proteine, sì. Infatti credo sia anche uno degli alimenti che si considera proprio per missioni di lunga durata nello spazio per garantire un apporto nutritivo corretto agli astronauti, sì, e no? Che si possa addirittura produrre e coltivare a bordo. Certo. Ok, qui ce l'abbiamo in due versioni, naturalmente ai fini dimostrativi questa è la spirulina come alga, certo, mentre questa è spirulina granulare, ma esiste anche che in polvere, adesso. Esatto, mm-hmm. In questo caso la utilizziamo in versione granulare. Sicuramente dà anche colore, direi. Sì, sì. Ok, Samantha, sono passati 8 minuti. La nostra frutta è bella morbida. Mm-hmm. Possiamo aggiungerla ai cereali. Ok. Senti che bel profumo di cannella. Sì. Allora, a questo punto assaggiamo un attimo la frutta, sentiamo se è abbastanza dolce. Io direi di aggiungere, qui abbiamo del succo di mela. Ok. Aggiungiamo un po' anche perché ci aiuta a lucidare il prodotto alla fine. Quindi avremo un prodotto bello scintillante. Ok. Aggiungiamo i semi oleosi che avevamo elencato prima. E non ci resta altro che mescolare bene. Poi come strumenti vedi che ci basta una ciotola un cucchiaio e della carta forno, dell'alluminio per poter stendere le barrette. Ecco, questo è l'unico punto delicato, nel senso che dobbiamo far sì che la frutta si amalgami bene al resto, mm-hmm, per creare un impasto omogeneo. Ok, a questo punto prendiamo il foglio di alluminio, versiamo sopra il composto . A questo punto prendiamo un altro foglio, lo appoggiamo sopra e iniziamo a premere cercando di dare una forma abbastanza omogenea al composto. Cerchiamo di arrivare ad uno spessore di un centimetro e mezzo. Cerchiamo anche di formare un rettangolo piegando leggermente la carta forno e cercando di dare una forma equilibrata. Ok?
A questo punto non ci resta altro che cuocere il preparato in forno per 7-8 minuti a 150 gradi. Ok Samantha, sono trascorsi circa 8 minuti, prendiamo il nostro preparato. A questo punto dobbiamo semplicemente attendere che si raffreddi. Una volta raffreddato, gli zuccheri compattano il composto, dando la consistenza ideale per una barretta. Croccante. Se vogliamo dare anche una forma adeguata alle nostre barrette, non ci resta solo che tagliarla. Mm-hmm. Quanto ci tocca aspettare? Circa 10 minuti, il tempo che si raffreddi. Senti, ma sai che ti dico? Io ho fame, però lo vorrei assaggiare. Sei curiosa più Sono che affamata. Sono curiosa. Vogliamo assaggiare quelle che mi hai preparato per lo spazio? Ok. Ce li vediamo? Ok. È la stessa. Sì. Ottima. Davvero buona. Grazie, Stefano.